Un'opera evidentemente ispirata alla leggenda di Alarico. Sì, alla leggenda di Alarico, alla memoria di Alarico. Difatti l'intento era quello di realizzare un'opera proprio sulla memoria, anche per quello ci sono questi pali che trafiggono il cavallo come una memoria che deve essere fissata al suolo, a questa terra. Alarico è un personaggio storico che è transitato però nella leggenda, magari attraverso il mito del suo tesoro, ecco. Ma anche questo fa parte, ripeto, di una memoria storica che va tenuta viva. Il percorso di Alarico, che può essere una realtà, rappresenta quello che poi è una rete che ci deve essere non soltanto con la città di Cosenza, ma con tutto un territorio che può rappresentare degli itinerari turistici anche religiosi importanti. Stiamo portando avanti questa storia straordinaria, che è quella del tesoro di Alarico, che era stata abbandonata, nascosta per molti decenni. Oggi l'abbiamo ripresa, tutti i media internazionali ne hanno parlato, Cosenza è al centro di nuovo di un'attenzione mediatica che può portare solo bene alla città in termini di turismo e in termini di ricchezza, che si può sviluppare nuove attività con nuova occupazione e lavoro per i giovani. Fiorenza Gonzales per la CNews 24.